Sindaco. In collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene. Allora, Ring, buonasera, buonasera, ben ritrovati a sorpresa. Così, dai, questa sera un altro confronto. Non l'avevamo annunciato nei giorni scorsi, ma voglio ringraziare davvero sia Roberto Di Piazza che Francesco Russo per aver accettato di cambiare la formula dell'ultima sera. Quindi, grazie. Avevamo detto facciamoci una lunga chiacchierata insieme, e invece, forse tanto meglio così, anche perché ho visto, insomma, c'è bisogno di farvi sentire per questa ultima sera. Ci siamo davvero, si vota domenica e lunedì, ve lo ricordo ancora una volta, il lunedì a partire dalle 14.30 la maratona speciale, quindi Tele4 in campo come sempre tutto il giorno, tutto il pomeriggio. Ma si vota per capire fino alle 15 come però. Si vota fino alle 15, ma infatti non diremo nulla, fino alle 14.30 facciamo vedere dove siamo, i collegamenti. Per tutto. Spiegarlo ai cittadini, fino alle 15 si vota. Dalle 7 alle 23 domenica, dalle 7 alle 15 lunedì, perché è una preoccupazione, secondo lei vanno a votare ancora in pochi anche questa volta? Poi no, era una comunicazione, non una preoccupazione. È lui che è preoccupato. No, dai, adesso non cominciamo. È preoccupato? No, sono preoccupato degli scarsi voti, questo sì, dell'affluenza bassa. I dati che abbiamo, spiego perché non sono preoccupato, ci dicono invece che sarà un testa a testa, ma la preoccupazione è che tutti dicono che ci saranno poche persone a votare, quindi credo che siamo d'accordo sull'invito comunque ad andare ai seggi, perché il voto va espresso. Però è uno dei motivi per cui, insomma, le elezioni anche tendenzialmente si giocheranno fino all'ultimo, insomma, perché... Però voglio coinvolgervi subito, è evidente, sulla giornata di oggi. Insomma, noi con forte preoccupazione abbiamo vissuto questi giorni, questo sciopero, il blocco, non blocco, insomma, poi ieri sera di fatto a Ringa avevamo capito da Stefano Puzzer come sarebbe andata oggi. Problema limitato, è già un danno, cioè cosa ne dice Di Piazza e poi Russo? Ma ieri sono andato a trovare questi ragazzi, abbiamo parlato a lungo con loro, loro hanno la sede dove c'erano i pompieri in Largo Nicolini, ho parlato con Puzzer, con loro, gli ho detto la mia preoccupazione, non voglio incidenti, avevo parlato anche col prefetto e mi sembra che le cose sono andate abbastanza bene, che era la cosa più importante. Dopo naturalmente per il momento della città, sai, la differenza in confronto a Livorno, in confronto ad altri porti, gli altri non hanno il lavoro che abbiamo noi in questo momento, in più noi abbiamo meno dipendenti di quelli che ci servono, per cui il dato è problematico, nel senso che non possiamo permetterci di farci male, anche perché abbiamo lavorato talmente tanto in questi anni, siamo arrivati al primo porto d'Italia, abbiamo delle opportunità, penso alle British American Tobacco, tutti gli ungheresi che devono arrivare, cioè abbiamo fatto delle cose fantastiche, che ne dica il candidato del PD Russo, a questo punto sai, oggi farci male, per esempio già due navi sono andate a Marghera oggi, con quello che abbiamo fatto per portarle a Trieste eccetera, beh, un po' di preoccupazione c'è. Francesco Russo? Beh, ce n'era molta di preoccupazione. Ieri ovviamente, insomma, abbiamo parlato con CLPT, abbiamo parlato con Zeno D'Agostino, ha fatto una conferenza stampa molto preoccupata. Durissima ieri. Credo anche quello abbia aiutato la consapevolezza. Ecco, credo che oggi la risposta della città, poi io sono per ascoltare chi c'è stato, perché la politica ha la responsabilità comunque di ascoltare, soprattutto chi manifesta in maniera non violenta. Però la verità è che la città oggi ha dato ragione a Zeno D'Agostino, ancora una volta, e questo è il tema vero, perché noi non possiamo permetterci di tornare 10 anni indietro, e in queste ore ci sono stati movimenti poco chiari in questo. Devo fare una sottolineatura, a me è dispiaciuto, perché la politica deve essere unita nel difendere chi negli ultimi 5 anni ha dimostrato che il posto di Trieste poteva essere diverso. Beh, ma io faccio notare che dentro la coalizione che appoggia Roberto Di Piazza, Fratelli d'Italia, beh, già Forza Italia negli ultime settimane, negli ultimi mesi ha attaccato più volte Zeno D'Agostino, ma nelle ultime ore Fratelli d'Italia, anche con delle personalità importanti, si è speso
non in favore del presidente D'Agostino. E questo è un vulnus, è una difficoltà. Io voglio capire, l'ho già chiesto a Roberto Di Piazza, lui porta la sua solidarietà a Zeno D'Agostino, i suoi alleati, il partito principale in consiglio comunale, che governerà davvero, sarà il partito più potente se lui vincesse, e dall'altra parte. Allora, Roberto Di Piazza da che parte sta? Perché insomma, l'idea che si possa tornare ai tempi in cui anche lui nominava Marina Monassi in porto è una cosa che ha spaventato molti. Beh, insomma, sai, ti ho già detto stamattina, no? Io non ho padroni, la prima cosa che ti devo dire. E quando abbiamo fatto la variante del piano regolatore con Claudio Bonicioli, tanto per dirti, perché senza quella variante del piano regolatore votata in consiglio comunale all'unanimità, oggi non parleremo di nulla, cioè tanto per dirti, non parleremo della piattaforma logistica, non parleremo dell'allungamento del molo settimo, del molo ottavo, ma quello che volevo dirti, Sono queste le cose che contano, perché senza lo strumento urbanistico non avevamo parlato di niente. Dopo voi dite quello si è espresso, il fascismo, le solite cose da campagna elettorale, sai, parlano di fascismo com'è quando ho portato tre presidenti, chi si sognava nel 2010 di portare tre presidenti in Piazza Unità, ho portato i due presidenti, uno sulla foibe, uno davanti ai fucilati sloveni, ma queste sono le cose che contano. Sei anche andato al congresso di Forza Nuova, ma però, insomma. Senti una cosa, non sarei mica orgoglioso anche di no, quello. No, non è un problema. Il saluto, ricordati che quando sei sindaco, io ho dei dubbi che tu diventerai sindaco, però quando sei il sindaco di tutti, ricordati, dalla destra alla sinistra, ricordatelo questo, che è importante, perché di parlare, spesso parli a vanvera, ma credimi, senza, io con Zeno D'Agostino ho avuto un rapporto privilegiato in questi 5 anni. Abbiamo fatto delle cose fantastiche, ma veramente fantastiche, che basta vedere i dati, perché tu dici sempre Zeno D'Agostino, ma insieme abbiamo fatto tante cose. British Tabacco l'abbiamo portato insieme, sono cose, British Tabacco porta 500 milioni di investimento, oggi è morto Giacomo Boruso, è lui che abbiamo cominciato, ti ho spiegato stamattina quando abbiamo comperato i 30 ettari della Varsila, sai che oggi è Friesto, erano 50, diciamo. Oggi salutiamo Giacomo Boruso e naturalmente un abbraccio a tutti i suoi familiari, perché con lui abbiamo incominciato quel percorso che ci ha portato a questi risultati. Cioè, questo tema del fascismo che si è agitato di nuovo negli ultimi giorni di campagna elettorale, perché lei c'è? Per secondo lei c'è? Intanto mi faccia ricordare Giacomo Boruso che... Sì. Con cui ero legato anche dal punto di vista familiare, insomma, lui è stato altro il mio padrino di battesimo, una persona che è sempre stata molto accanto e che ha ispirato, abbiamo costruito insieme il famoso emendamento per sdemanizzare Porto Vecchio. Ma è una cosa molto semplice, è Roberto Di Piazza che non capisce che ci sono dei confini. Il sindaco è di tutti, ma di tutti quelli che stanno dentro il perimetro della Costituzione italiana. La Costituzione italiana vieta la ricostituzione di ogni partito fascista e Forza Nuova è una forza dichiaratamente fascista, tant'è vero che a Roma stanno discutendo di chiudere quel partito e quindi quello è un errore e non siamo tutti uguali, ci sono alcune cose davanti alle quali bisogna dire di no e io voglio far presente, era sulla scheda elettorale, voglio far presente, voglio far presente che se vince Roberto Di Piazza, l'ex segretario regionale di Forza Nuova entra in consiglio comunale Trieste. E noi abbiamo bisogno di questo. Però volevo fare una domanda per tornare sulle cose concrete. Di che anno era? Volevo chiedere a Roberto Di Piazza se ricorda in che anno si è fatto la variante del piano regolatore del porto che citava prima. Credo che eravamo a metà del secondo mandato con Claudio Bonicioli. Ecco, quindi insomma, abbiamo 2006, 2008, non una so. Cosa del genere. Ecco, allora, per dire, lui è un uomo libero, però chi governa con te conta molto anche per lui. Perché io quando arrivai al Senato, ed era il 2013, l'anno successivo, provai a vedere che fine aveva fatto quel piano regolatore. Sa dov'era quel piano regolatore del porto? Era chiuso in un cassettino, perché i poteri forti, a cui Roberto Di Piazza in quegli anni non sapeva evidentemente dire di no, non li sapeva superare, avevano tenuto quel piano regolatore fermo. Andai io dal ministro dell'epoca era Roma fermo. Per sbloccare. No, un attimo. Roma fermo. Certamente, ma lei, sa che, nei ministeri romani abbiamo fatto la piattaforma logistica. C'era un potere. Ma abbiamo fatto la piattaforma logistica. Sì, dopo che abbiamo sbloccato quel piano regolatore. Se non ci fosse stato...
lo strumento urbanistico. Tu parlavi di fare la casa in un posto, sì, ma tu non che eri rimaneva zona i verde. I tuoi alleati di quella volta l'avevano bloccato, perché Marina Monassi e chi teneva ma il porto bloccato per vita, 40 anni? Nella vita... Quindi è inutile chi, che mi dici, quindi è non, stato, sei, non sei libero è con, stato, la tua, con la io sua sono maggioranza. Liberissimo, ti ho detto che non ho padroni. Ricordati, però abbiamo fatto la piattaforma logistica, sì, sono arrivati Ala, sì. Abbiamo lasciato, il tubone perché Claudio Bonicioli voleva lasciare il tubone e glielo ho lasciato che collegava Porto Vecchio e Porto Nuovo. Ti ho già detto stamattina che con le risorse del progetto del tubone abbiamo fatto le rive, Francesco, se non sai chiedimi che ti rispondo. Vabbè, comunque, e dopo se diciamo... era fermo da una parte o dall'altra, ma in questi anni abbiamo fatto tante cose insieme. Aspetti, bene di piazza, arrivo subito. Boruso, ripeto che in quella volta eravamo attorno a un tavolo su all'Interporto, dove ho fatto anche per 4 anni l'amministratore delegato a suo tempo, abbiamo deciso insieme di fare, c'era Paoletti, c'era Friulia, eccetera, eccetera, e abbiamo fatto una cosa fantastica per la nostra città, allora, che ha aperto le porte, chiaro, visto che lassù che ci guarda, a quella che è il grande investimento allora, della base. Voglio solo riportarvi una cosa che mi ha colpito poco fa, anche perché è una giornata importante, abbiamo sentito che cosa dicevano molti manifestanti, quindi non c'erano solo i portuali, c'erano da altre città e non solo. Green Pass, cioè noi possiamo dialogare con quelle persone, ma una volta che abbiamo dialogato, Francesco Russo, che cosa facciamo? Cioè, nel senso, quella è la regola, no? Green Pass, insomma, vorrei capire che cosa ne pensate alla luce, oggi è passato qualche giorno rispetto a quando ci siamo visti, è entrato in vigore, perché è entrato in vigore oggi, Francesco Russo e poi Roberto Di Piazza. Ma io ho spiegato più volte che ci sono all'interno di quei cortei delle persone che forse hanno anche ragione. Faccio un esempio su tutti. Chi ha avuto il Covid ha una copertura, grazie alla malattia, di anticorpi che dura quasi un anno. E hanno certificato che loro fino a febbraio prossimo sono, ad esempio, coperti. I medici glielo dicono. Il Green Pass, nel loro caso, però valeva soltanto 6 mesi. Quindi oggi hanno 6 mesi di non copertura e hanno ragione a chiedere al CTS che da Roma dia una risposta diversa. Questo è un caso. Così come si poteva discutere su chi lavora all'aperto, perché se io lavoro all'aperto devo avere il Green Pass e se invece vado a bermi una birra non serve. Però è successa una cosa diversa oggi. Oggi io credo, al di là della ferma presa di posizione di Zeno Agostino, e ripeto, c'è un pezzo di città e della politica da cui vorrei che Di Piazza prendesse le distanze, che lavora per mandare a casa Zeno Agostino, anche perché ci sono tra i 300 e i 400 milioni da gestire in porto nei prossimi anni. Quindi, insomma, qualcuno anche in questo caso ha tentato di fargli uno sgambetto. Però si è sentita anche un altro pezzo di città. Oggi l'80%, eravamo tutti preoccupati. Tutti preoccupati stamattina. No, abbiamo ascoltato, abbiamo visto la diretta di Tele4, il buon Marco che era ai già varchi del porto. Già alle 7 del mattino, 6 e mezza. Assolutamente. Però la verità è che l'80% di questa città oggi è andato tranquillamente a lavorare. Ha mostrato il suo Green Pass. È andato a prendersi un caffè, ha fatto la vita normale. Allora, poi sbagliamo anche noi, voi giornalisti e noi politici, che qualche volta enfatizziamo le minoranze, ed è giusto, perché insomma, se uno scende in strada fa notizia. Però la verità è che forse sta venendo fuori la voglia di normalità delle persone e il Green Pass è la migliore risposta che noi quindi, abbiamo. Stavo lì, arrivare da lì, cioè possiamo posso, dialogare quanto posso, arrivo. No, perché sennò dialoghiamo posso anche dar via, altrimenti se vuoi lasciare il ma tutto. No. No, torno dopo magari, no. Fra mezz'ora ritorno. Ma non si arrabbi. Ma non mi arrabbi. Vede che è nervoso, vede che è nervoso. Non era abituato. Io volevo ricordare ai miei concittadini, venivo via da Grignano, da solo. Tutta Barcola non c'era nessuno, arrivavo in Piazza Unità, non c'era nessuno. Per prendere un caffè mi ricordo c'era una macchinetta che mi avevano regalato una tessera di 60 centesimi. Ma eravamo così nel lockdown, cari concittadini. Allora sto dicendo, viva il Green Pass, viva qualsiasi cosa che ci porti fuori da questa maledetta pandemia che ha causato 130.000 morti in Italia, 700.000 morti negli States. Ma vi rendete conto di quello che stiamo dicendo? E dopo io vi dico una cosa da sindaco. Signori miei,
Le leggi vanno rispettate e il sindaco le applica. Dopo posso anche non essere d'accordo, in questo caso invece sono d'accordo. Ma ripeto, in autostrada si va con la patente, col libretto di circolazione e con l'assicurazione. Questa è la realtà, perché c'è una legge dello Stato. Allora non possiamo ogni volta metterci a discutere su qualsiasi cosa. C'è una legge che dice che da oggi c'è il Green Pass. Basta, c'è il Green Pass. Dopo, ripeto, dobbiamo cercare, come ho fatto ieri, ti dicevo che sono andato da questi ragazzi a parlare con loro, perché anche, sai, questi quando parli con loro poi c'è un bel confronto, guarda, un confronto anche intelligente, perché devo fare i complimenti anche a Stefano Puzza, ma anche agli altri ragazzi, perché innanzitutto mi hanno accolto a braccia aperte, come per esempio, e tu eri presente quella volta quando abbiamo fatto la manifestazione in piazza, mi ha fatto molto piacere perché molti sono stati fischiati, il sottoscritto mi devi dare atto, e credo anche tu, hai parlato tu in quella volta? No, ho parlato per io. Zeno D'Agostino, sì, per Zeno D'Agostino, e non sono stato fischiato e di fatto li ho ringraziati. E dopo naturalmente ci sono sempre quelli che non vogliono. Me la dice una cosa, cioè lei ci ha parlato, povero signore, secondo voi, cioè i portuali, non so se si può fare una categoria e semplificare così, cioè hanno votato il primo turno secondo lei? Oppure no, questo non gliel'hanno detto, scusa un attimo, io non mi sognerei mai di chiedere se magari l'unica difficoltà che avevo è che si è presentato lì il sindaco, ma anche candidato sindaco, per cui dovevo stare attento che qualcuno non dicesse sei venuto per fare la campagna. Io non, infatti non, abbiamo concordato nessuna dichiarazione proprio in funzione di questo. No, infatti, era solo per capire se per caso vi hanno raccontato, noi non ci siamo arrabbiati, non votiamo nemmeno, né per l'uno né per l'altro, intendo dire, no? Magari non andiamo a votare, non esercitiamo questo diritto. Nel merito perché non aveva senso, non sono andato lì come candidato, ma infatti volevo dire questo. Dopo naturalmente mi sono sentito tante volte con Zeno, anche perché con Zeno, altra persona, ecco, a me personalmente, ma a tutta la città, sarebbe un peccato perdere una testa come Zeno in questo momento che, ripeto, cari concittadini, è importantissimo per la città. Russo. Sì, bisogna che lo dica a Fratelli d'Italia invece che forse vuole mandarlo via. Però sei monotono proprio, eh. Beh, ma è politica, Roberto. Ma se la tua coalizione è divisa, i cittadini devono saperlo. Zeno D'Agostino è un problema. Mi piace fare l'amministratore di questa città, la politica la lascio a te. Certo, l'amministratore però deve sapere se i suoi consiglieri sono d'accordo con lui. In questo caso non sono d'accordo con te. Mi hanno detto che hanno già dato un paracadute, insomma, se perdi per Roma. Insomma. Io non ho bisogno di paracadute. Rosato il giorno dopo era sottosegretario. Guarda, ti faremo fare il sottosegretario anche a te. Guarda, io, a differenza di molti altri, ho un mestiere che mi manca. Un mestiere, io non faccio il sindaco professionista da 25 anni, io ho insegnato fino a 7 anni fa. Amico mio, guarda che qua hai davanti un imprenditore che ha sempre lavorato e che ha creato ricchezza per sé e per il suo paese pagando le tasse. Su questo da 25 Ci sono tante chiacchiere, non farmele dire. Aspetti, non ti permettere di dire che io Permetto quello che voglio, perché qua dentro c'è una persona seria con la fedina penale pulita. Lui ha detto anch'io ce l'ho, sì, ma io ho gestito 15 miliardi, va bene, amico va bene, mio. Aspetti, ti piazzo uno alla volta, non vi arrabbiate, dai, prego Russo. Mi ha fatto la domanda sul... Cioè, secondo voi i portuali hanno lanciato segnale alla città o sbaglio? Allora, è difficile capire i flussi. Certo. Quando al primo turno non vota il 53%... C'è un po' di tutto. E ci sono 15.000 persone in piazza, l'impressione è che un pezzo di quel movimento abbia votato sicuramente per i 3V, Ugo Rossi o chi peraltro, ma molti non abbiano votato, ed è un rischio fortissimo. Il secondo turno io credo voterà meno del 40%, spero di sbagliarmi, ma il secondo turno rischia di votare meno del 40%, quindi anche gli eventi di questi giorni rischiano di allontanare le persone. Per questo pongo le differenze, noi dobbiamo essere chiari, sennò quest'ultima ora non serve a nulla. Qual è la differenza tra me e Roberto Di Piazza? Ormai non siamo più 10 candidati, ce ne sono 2. La posizione su Zeno D'Agostino, della mia maggioranza su Zeno D'Agostino, sul mio passato, io ho raccolto 10.000 firme per Zeno D'Agostino, io non ho mai nominato Marina Monassi da nessuna parte e non voglio che torni un vecchio regime che ha tenuto fermo il porto e anche Porto Vecchio. Io non so se tutta la maggioranza di Roberto Di Piazza è della stessa idea, questa è una differenza, la diciamo, la mettiamo sul tavolo e poi decideranno i cittadini. Ma io ho visto dal 2001
che sono riusciti, cari concittadini, a cambiare molto di questa città. Quando volevo togliere il tubone sottomarino, andiamo nel concreto, dal piano regolatore del Porto Nuovo, Claudio Bonicioli ha detto di no, ma non era che era Claudio Bonicioli, era la tua parte politica che diceva no, bisogna lasciarlo perché lo faremo. Dammi atto che penso Vai. Che neanche tu non vuoi fare il tubone sottomarino. Io non voglio fare il tubone. Credo che non vuoi fare il tubone sottomarino. Roberto, io non voglio fare il tubone, ma io non voglio fare neanche l'ovovia. Quindi, e quella l'hai proposta tu, non l'ho proposta. Io il tubone non l'ho proposto. Tu signor proposto candidato, l'ovovia, che è una vergogna Genova, assoluta. Genova ha preso 70 milioni, benissimo, cari concittadini, 70 milioni. Bene. E Napoli ha chiesto per un quartiere di Napoli l'ovovia. Ma tu continua così, dopo, perché no, i cittadini mi fermano per dire, guardi, certo, mi garantisca che non si faccia l'ovovia. Certo, ecco, perché voi siete riusciti a far intendere ad alcuni cittadini che l'ovovia sarebbe la morte della città. Genova, che probabilmente non hanno fatto questo perché il mio amico Bucci è riuscito a convincere sui cittadini, ha preso 70 milioni e se la fa. Cioè, quello che le dice Di Piazza, ma sono 50 milioni, poi vado a memoria, adesso diventati, e sono destinati a quel tipo di mobilità, no? Aerea, mi pare, cioè, linea superiore, avevamo letto l'altro giorno. Rinunciamo a quei finanziamenti, questo le dicono, no? Se lei dice no. Ma certo, ma sta parlando uno che ha rinunciato in questi anni a fare un piano organico su Porto Vecchio che poteva valere 2 miliardi di investimenti. Parla uno che non ha fatto neanche una domanda sul PNRR. Il comune di Trieste non ha fatto neanche una domanda sul PNRR. Va bene. Sa quanti soldi ci sono sul PNRR? Preso 40 milioni. Ma non l'hai preso tu. Non li hai presi tu perché sei tu il sindaco. Mi dirà adesso che sei sindaco. Beh, anche ti ricordo che quando Franceschini ha annunciato, c'ero io a Roma, non c'eri tu. Quando Franceschini ha annunciato, stamattina si diceva milioni. Abbiamo aperto le buste del porto, del magazzino 26, 33 milioni, e questo mi fa, è un rendering, ma aprire le buste vuol dire, cari concittadini, che è stato fatto un progetto, che è stato approvato, che è stato messo in gara e che sono arrivate le offerte, che sono state aperte, adesso dichiareremo il vincitore di questo. Francesco, va bene, Russo, allora Russo replica, poi andiamo in pubblicità perché parliamo di Porto Vecchio subito dopo. Dai. Ovviamente ho detto una cosa diversa, l'ho sempre detta, ed è la differenza ancora tra me e Roberto Di Piazza. Roberto Di Piazza pensa al singolo magazzino, 30 milioni sono tanti, ma l'investimento complessivo 33. A cui sono pronti oggi gli investitori è di 2 miliardi. Allora non si può parlare solo del magazzino 26, bisogna parlare dal terrapieno fino ai magazzini ex Green Season, perché lì va infrastrutturata tutta l'area e tutti gli investitori, l'abbiamo spiegato molto bene, poi mi dispiace che Roberto Di Piazza non abbia dato quella registrazione, con Beppe Sala, che è il sindaco che ha cambiato di più le città in Italia, con il ministro Franceschini, che guarda caso è sulle mie posizioni, non sulle tue, e con esperti che hanno fatto questa operazione in giro per il mondo. Serve ragionare su tutta l'area, questa è la differenza, da questo ripartiamo. È un livello di ambizione diverso. Da questo ripartiamo, vi prego, Russo Di Piazza, meno pochissimi istanti di pubblicità. Porto Vecchio, città. Vabbè, ma c'è... guadagni su di noi due? No, allora, anche se stiamo registrando, visto come lo vuol far dire, perché voi, e anche se stiamo registrando in questo momento, comunque c'è la pubblicità, noi facciamo finta, adesso mando la pubblicità, la pubblicità, ma adesso la vedranno, è l'anima del commercio. Allora, pochi istanti e ci rivediamo con Di Piazza e Russo. Sì, ecco. Torniamo con il confronto, lo scontro finale tra Roberto Di Piazza e Francesco Russo. Ricominciamo adesso stavolta da Francesco Russo, e aveva toccato il tema di Porto Vecchio, a questo volevo arrivare, perché lei dice c'è questa diversità. Lei vuole progetto generico, vuole investimento... No, generale, non generico. Generale, mi perdoni, scusi. Generale, siamo stanchi tutti. Generale e non quello invece che voi definite a spezzatino, che secondo lei fa... il sindaco Di Piazza. Allora, cominciamo da lei e poi Di Piazza su Porto Vecchio. Ma è una cosa che capiscono i cittadini, che ad esempio non hanno apprezzato l'ipotesi che arrivassero gli uffici della regione in Porto Vecchio. Ma Porto Vecchio deve essere il luogo dove far venire realtà da tutto il mondo, grandi imprese, pensi a Microsoft che abbiamo citato mille volte, ma che la politica ha sempre tenuto lontano, non si capisce perché, da questa città. E avere buona economia del mare e non soltanto, luoghi per i triestini, luoghi verdi, una ciclabile, spazi, ci sta anche il magazzino 26, ma la visione di fare ogni
Piccola cosina una alla volta, no, non funziona, no? Keeper che fa un pezzettino di parco, no, bisogna avere la visione complessiva, perché se si fa una cosa alla volta, il rischio poi è che ci guadagnino pochi e la speculazione è molto più forte così, mentre un disegno complessivo che metta sul tavolo a livello internazionale la disponibilità, che dica Trieste mette questo, noi vogliamo come politica e come triestini che ci siano spazi culturali, spazi verdi, un po' di abitazioni secondo me, perché non deve essere morta quell'area. E poi, ma non attività. Sono le destinazioni d'uso, glielo ho chiesto anche l'altra volta, che ha già votato il Consiglio Comunale, cioè secondo lei in questo disegno... Ma io sono convinto che nel momento in cui ci saranno degli investimenti bisognerà mettere mano anche a quella roba lì, perché quando arriva l'investitore ci mette 2 miliardi e magari l'investitore è unico allora. Questa è la differenza, cioè allora, io vorrei che voi spiegaste la modalità, oltre a chi ci sta dentro. Avarino. Avarino funziona così, nei posti seri nel mondo che hanno cambiato, Amburgo, Barcellona, Buenos Aires, e cosa succede? A Londra, a Milano hanno fatto delle operazioni di questo genere, grandi trasformazioni urbane, il comune dice guardate c'è quest'area, si apre un bando internazionale, bisogna andare in giro per il mondo, questo rimprovera Roberto Di Piazza, certo, che non si è mai mosso da Piazza Unità in questi anni, certo, girare per il mondo, andare a Londra, i grandi investitori, ma in vacanza c'eri, perché non no, hai sono andato a vedere Puerto Madero, sono allora, andato a vedere Puerto Madero, cosa succede? Fammi finire per capire, per piacere, Amburgo, Barcellona. Aspetta, comunque si fa così, si apre a una grande banda internazionale, vengono i grandi investitori, di solito un grande fondo, e poi lavora con le singole imprese, con le singole realtà che vogliono insediarsi e fare. Questo è un discorso di grande respiro. Se no cosa succede? Che negli ultimi 5 anni, non dico 7, ma negli ultimi 5 anni, da quando governa lui, la legge che io ho fatto per smanializzare Porto Vecchio ha prodotto una rotonda, un parcheggio e qualche lavoretto dentro il magazzino 26. Di Piazza, dai, poi torniamo anche a Russo. Va bene, allora, molto andiamo un po' su Porto Vecchio. Cari concittadini, nella sala vicino a quella del sindaco ci sono 12 master plan. Il primo lo fece, ovviamente in campagna elettorale, Pacorini con Suade Morales. Poi abbiamo Botta, architetto. Poi abbiamo altri 4-5, insomma alla fine ci sono 12 master plan. Cos'è un master plan? Il mio amico sindaco di Valencia aveva preso 300 ettari di aranceto, buttato via le arance e ha detto faccio un pezzo di Valencia. Risultato, arrivo là, aveva portato la Coppa America e la Formula 1. Straordinario. Risultato, 2 anni dopo hanno portato default. I libri in tribunali. Sì, sì. Perché? In default. Perché questo? Perché aveva, lì serviva un master plan, qua mettiamo le strade, qua. Il magazzino, il Porto Vecchio ha 88, ma diciamo 80, magazzini vincolati, di cui quello che dice il candidato del PD ha 38.000 metri quadrati di solai, è lungo 250 metri, 260, largo 40, e dicono che è più lungo della Chiesa del Vaticano. Lì dentro abbiamo messo Lutazzi, le masserizie del 18, il progetto di Consuegra, 33 milioni, che poi prenderà anche tutto attorno, in gara, lui non lo sa, ma lo saprà nei prossimi giorni, e c'è anche la viabilità, 10 milioni sono Francesco, non uno, 10 milioni, che apriremo le buste a giorni, allora sto dicendo questo va fatto, cosa serviva immediatamente? Portare i sottoservizi, le infrastrutture, nel frattempo abbiamo investito sul 26 perché comunque abbiamo liberato comunque il magazzino, famoso magazzino 18 di Cristicchi, andate a vedere, aspetta che faccio un po' di pubblicità, dove hanno messo queste masserizie perché è veramente speciale, allora sto dicendo fatto il piano regolatore. Lui prima ha parlato di un piano regolatore fermo di qua di là, ma noi in questi anni, Francesco, abbiamo fatto il piano regolatore senza lo strumento urbanistico, non vai da nessuna parte. Questo dovrebbe quindi sapere. Lei dice non viene lo strumento urbanistico che prevede i 2 miliardi, che prevede tutto, domani mattina arriva... Prevede tutto, meno ho tolto solo i centri commerciali perché avevo paura che non mi arrivassero 3-4 centri commerciali e si rovinava la città, quell'area. Residenti, come hai detto, 1000 ne abbiamo messo, per cui un minimo, proprio per non avere la zona deserta, 65 ettari sul mare, abbiamo 3 compagnie che vogliono fare alberghi e altrettante marine, ci sono contatti continui con questa gente che vuole investire.
Io credo che abbiamo fatto un lavoro straordinario. Lui dice che abbiamo fatto due rotonde. Sottotitoli, diciamo. No, sottotitoli. Vabbè, dai. No. Russo, dai, fermi. Non commento. Non commento, ma provo a fare il suo mestiere solo per un secondo. Faccio due domande semplici a Roberto Di Piazza. La prima, quanti posti di lavoro hai creato grazie a Porto Vecchio, che potrebbe crearne a migliaia? E quanti investitori privati o hai lavorato soltanto con i soldi pubblici che altri ti hanno portato? Queste due domande secche. Ma signor Russo, quando si lavora per una città, si lavora insieme. Tu continui a dire io ho portato, dopo magari un giorno dovrai confrontarti con la Serracchiani che dice che lo ha portato lei, quella il centro-sinistra, ma io ti ho sempre ringraziato con un sigillo. Il centro-sinistra. Secondo, abbiamo fatto un centro congressi. Tu hai parlato che non abbiamo investito niente, ma sai quanti soldi sono stati investiti su quel centro congressi? O non ti ricordi che c'era Aesop, che è venuto il cardinale quanti Parolin? Quanti posti di lavoro hai creato e quanti soldi privati sei riuscito ad attrarre in Porto Vecchio? Porto Vecchio vale 2 miliardi di investimento, tu hai speso soltanto dei soldi pubblici che c'erano già. Ma i posti di lavoro, ma se stiamo parlando zero. Magari con cittadini, e se non crei posti di se lavoro, stiamo Porto parlando non serve di un'area niente. Che è ferma da 100 anni, dove bisogna portare i sottoservizi, secondo voi cosa bisognava fare immediatamente? L'ingresso, l'uscita, la viabilità e i sottoservizi. Questo sta facendo il sindaco Di Piazza con i suoi uomini e le sue donne. Nel frattempo ha creato la gara per Consuegra, che gestisce 33 milioni, perché altrimenti se non venivano impegnati potevano anche sapere. E poi è arrivato quel genio che si chiama l'architetto Kippar, che sta progettando qualcosa di straordinario. Voi avete messo il trenino, ai tempi di Cosolini. Io non c'ero. No, dico. Io parlo di futuro. Voi avete, l'altra differenza tra me e te, ho già detto. Io parlo di futuro, tu parli sempre del passato. È il passato che crea il futuro, te l'ho detto mille volte. Tu parli solo del passato. È il passato che crea il futuro, perché se non ci fosse un passato, non c'è neanche il futuro. Prima di passare ad altro, a proposito, l'osservazione dice, no? Che, o meglio, il passo che fa Di Piazza è dire: se noi là sotto non ci mettiamo niente, qui non viene nessuno a investire, cioè fognature. È proprio sbagliato anche questo. Perché anche dice questo sbagliato? Se lei chiede un investitore dice: io voglio ragionare sulla situazione generale. Che senso ha che io costruisco una strada o attrezzo anche un dato tecnologico quando magari la destinazione finale di quel magazzino viene completamente cambiata? Prima bisogna avere una visione di insieme, ma quello spetta, e questo succede dappertutto. Chieda al suo collega Beppe Sala, che ha fatto, e lo ringrazio ancora, una dichiarazione di voto per me, come l'hanno fatto tutti i principali sindaci di questo paese, da Firenze a Bologna. Allora, Beppe Sala non fa lui le fognature, non fa lui le strade. Prima fa fare un piano generale, perché così si ragiona nelle città più avanzate. Prima si capisce qual è il vantaggio, dove sono gli investitori e quanti posti di lavoro si creano. E dopo si fa fare le cose. In questo senso io voglio andare, l'ho già detto mille volte, voglio andare dai grandi partner tecnologici e dire: venite ad aiutarci voi. Da Samsung, con tutte le tecnologie, portate le tecnologie che andranno nel mercato tra 5 anni, ma non è che decido io. A Roberto Di Piazza piacerebbe decidere lui dove mettere i lampioni, dove mettere la fibra, ma non funziona così, lo decidono gli investitori che arrivano. La il problema strada, è che quegli investitori non sono arrivati. La strada l'abbiamo fatta parallela al muro delle ferrovie, sì. Cioè c'è un muro. Ma sì, perché sì. Abbiamo fatto due ingressi, due uscite? Perché su quell'unica strada, tanto per entrare nel merito con i cittadini, non ci stavano le due piste ciclabili. Visto che ieri in giunta abbiamo portato altre 18 postazioni di bike sharing, sto dicendo, non ci stavano le due piste ciclabili. Allora cosa ho deciso? Siccome non ci stavano, facciamo un ingresso e un'uscita. Ma quello che stiamo facendo adesso, i 10 milioni, corrono sul muro di confine con le ferrovie dello Stato.
Hai capito che c'è già una strada. Dobbiamo togliere i binari e portare la strada d'ingresso e la strada di uscita. Mi sembra una cosa molto, molto normale, non so, almeno a me. Ma ripeto, siccome il sindaco sono io, però la prossima settimana mi farebbe piacere portarti tutti questi master plan, dove questi architetti da botta. Tutti. Ma la settimana prossima c'è un sindaco nuovo, Roberto. Beh, vediamo. Dai. Non allora. Essere troppo ottimista, perché dopo ti metti a piangere. No, come no, no, perché Rosato ha pianto a lungo sulla mia giacca. Guarda, mi ricordo quel giorno. Io sono non vorrei farti piangere. Sono un uomo sereno e guarda. Cosa mi punzecchiare? Ho una moglie, che festeggia. Se resto più libero, ecco, non ti preoccupare. Su questo lo aveva già detto quando eravamo insieme quel giorno. Perché è una persona più saggia di me. Poi sai, veramente, ma guarda che se recuperi 16 punti. Ma non sono 16, Roberto. No, sì, non si può parlare di sondaggi, ma ti farò vedere una cosa. Era 31-47, vabbè, io i sondaggi ce li ho. Comunque, ragazzi, nella vita può succedere. Ah, sono l'unico che non sa i sondaggi. Vabbè. Cioè voi ce l'avete tutti, non so niente. Ma guardi, anche senza parlare di sondaggi. No, non si possono assolutamente. No, non si deve parlare di sondaggi. Ma guardi, in queste ore, li ringrazio. Io, oltre il mio 31%, ho avuto le dichiarazioni di voto di Riccardo La Terza e di Adesso Trieste, che sta lavorando con noi per recuperare e creare una grande alleanza di cambiamento. Tiziana Cimolino, Istok Furlanic, il ministro Patuanelli, ieri sera, anzi stamattina sul giornale, Paolo Menis dei 5 Stelle. Quell'alleanza lì vale il 45,3%, lo sa anche Roberto Di Piazza, partiamo alla pari, ma non è quello il problema, sì, vabbè, il secondo turno è un'altra partita. Va bene, però invece io cammino per e la nessuno, mia città. Nessuno si è aggiunto a lui. Io cammino per la mia città invece, no? E i feedback che ho con la popolazione sono il mio sondaggio personale, questo perché tutti ti dicono sindaco ti votiamo eccetera, vediamo, tanto lunedì pomeriggio saremo qua probabilmente. Ti do una notizia, fermano anche me ogni metro, sai, siccome finiremo vicini, 50-50, ti ho fatto leggere quella lettera che non voglio usare contro di te dell'ospedale di Catinara, ti ho detto, no? Che la di ieri. Ma sai, che eri su. Sai quanti si lamentano di te? Se qualcuno si lamenta di te con me, è lo stesso. Certo, i cittadini hanno il diritto di lamentarsi. I cittadini, vi lamentate tanto di me che sono 15 anni che faccio il vostro sindaco. E tu dovresti rispettare i cittadini, perché quando offendi me, caro signor candidato del PD, offendi anche i cittadini. Ma io non l'ho mai offeso. Ricordati. Sei tu che hai detto che erano stupidi quelli che hanno votato per me. Quando sono arrivato a Borgo San Sergio, l'attacco che tu hai avuto dagli abitanti di Borgo San Sergio, che hai detto che era una periferia. No, me l'hai fatto dire tu, guarda, dire no, vero, io sono arrivato là, vedevo. Sai cos'è? Che tu non sei mai andato alle case dei puffi negli ultimi anni. Se ci fossi andato, sapresti cos'è Borgo San Sergio e ti vergogneresti di quello che non hai fatto negli ultimi anni. Ma guarda che la casa dei puffi. Perché anche quelli sono cittadini tuoi. Ma l'ha fatto a tuo suocero. Sono cittadini tuoi, ma quella è credibilità popolare, non dire sciocchezze. Ma che io non dico non dire sciocchezze. Ma perché dico cittadini tuoi, non lo faccio io. Rosol Melara non lo faccio. L'ha fatta l'iniziativa popolare, esatto. La regione Friuli me lo sono Giulia. Trovato. Io ho fatto delle cose più belle per questa città. Ma quei cittadini lì sono abbandonati, Russo, e sono i suoi cittadini. Russo, restiamo sui temi, dai, che così anche a casa. Sono temi importanti. No, senza dubbio, però senza adesso alzare eccessivamente i toni. Lo dico io, pensate voi, no? Conduco ringo. Raccontiamo. Lei durante la pubblicità ci dice sempre: facciamo un po' di scena perché così siamo l'ordine. Non dico scena. Non dico scena, però di non annoiare. Esatto, non annoiamo i cittadini, insomma. No, il mondo è strano. Ci sono delle puntate in cui io dico: mamma mia, chi ci avrà guardato mai? Invece funzionano, e altre volte. Però è chiaro che i ritmi. Cioè, ogni tanto scaldiamo il cuore di chi vi segue, ma stiamo sui pezzi. Siamo appassionati noi, questo è bello. Come vi spieghiamo ai cittadini oggi, come ultimo giorno alle 9 stamattina eravamo in radio. Alle 9.30 abbiamo cominciato 40 minuti con la RAI, poi 40 minuti con la RAI slovena, e adesso siamo da te. Stasera basta, no? Chiude in bellezza, no? Chiudiamo, cioè, dopo tutto questo, chiudiamo in bellezza. Va bene, ho capito. Allora, voglio portarvi il tema periferie che avete appena toccato, ma in realtà ci torniamo, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme. Ma una piccola curiosità veramente, cioè è la campagna elettorale in cui non ci sono stati temi come quello dell'immigrazione, l'ho detto più volte, e quello della feriera, perché l'area caldo non c'è più, però Servola,
come per esempio, no, dobbiamo parlare anche di Rioni, come rinasce, che si fa lì, cioè, lei ha un'idea e poi lo chiederei anche a Di Piazza ovviamente, prego. A Servola anche l'altra mattina ho incontrato le persone al mercato. Servola ha bisogno di una vocazione, per questo dico che l'ordinaria manutenzione di cui parla Di Piazza, cioè fare le piccole cose, non basta più. C'è un rione come Servola, dopo la chiusura della ferriera, ha bisogno di essere ripensata e grande. Per come la vedo io, Servola potrebbe diventare uno dei rioni in cui le persone vanno la sera a divertirsi. Certo, perché è un borgo piccolino, con le vie piccole, però... è una piccola Parigi da quel punto di vista, però bisogna fare degli investimenti e poi rispondere alle esigenze, e lì ci sono da sistemare. Banalmente il problema dei servolani sono i marciapiedi, perché non riesco, sono non troppo spazio, piccoli, ma non ci sono parcheggi la pallacanestro non ha uno spazio. Allora, quello ti dicono i cittadini, poi lui dice che io mi invento tutto quanto, ma abbiamo raccolto 2000 segnalazioni che dicono quella roba lì. Allora si può fare meglio, lui l'ha fatto alcune cose, però adesso bisogna accelerare. Alcune così nelle cose piccole, no? Sai, 230 milioni di euro sulla grande viabilità, 25 milioni sulla piscina Bianchi, sono piccole cose che abbiamo fatto. No, volevo dirvi, voi cari concittadini dovete sapere che se ci fosse stato al governo della città e il governo regionale il centro-sinistra, avremmo raddoppiato lo stabilimento di Servola. Diciamoci la verità una volta per tutte. Ma questo le dici tu questo? Perché quando... Io ho sempre difeso la chiusura, quindi fai un po' se tu. Se mi lasci parlare magari... se invece Cosolini e la Bassa Porota avevano già detto è chiusa. Poi arriva la Serracchiani e si porta un certo Arvedi che porta quel disastro che sappiamo perché era un cancro al centro della città. Allora quando parliamo di Servola, cari servolani, dovete dire grazie a Patuanelli, al presidente Fedriga, alla battaglia del sottoscritto se finalmente a Servola non abbiamo più quel cancro, ma diciamocelo una volta per tutte, perché è facile parlare di marciapiedi, ma avevamo davanti una roba. E poi quello che mi fa piacere è che non abbiamo lasciato nessuno in strada, perché anche questo dobbiamo dirlo. Allora se ci fosse stato qualcuno in strada, c'è ancora, se ci fosse stato il centro-sinistra, avremmo raddoppiato lo stabilimento e sarebbe ancora lì. Parliamoci chiaro, marciapiedi, ma che allora, marciapiedi? Roberto, questa è una bugia gigantesca, ma certo. A me dispiace che tu lo dica, ma chi ha portato Arvedi a Trieste? Chi ha portato Arvedi a Trieste? Assolutamente. Cosa è successo? Chi ha portato Arvedi? Rispondi. Il centro-sinistra. Cosa è successo? Ecco. Grazie ad Arvedi, che ha lavorato con Zeno D'Agostino, si è trasformata quell'area, la destinazione di quell'area. Ma guarda un po'. E non tu, ma il ministro Patuanelli, certo, ha portato dei soldi. Si è fatta la piattaforma logistica, no, che non ti sei inventato tu. Io perché non sapevi neanche cosa fosse una piattaforma logistica. La piattaforma logistica l'abbiamo messa sul piano regolatore, signor. Sì, su indicazione l'ha fatta Zeno D'Agostino quella roba lì, quelle trattative lì. Ed è Arvedi che ha gestito la chiusura di Porto della ferriera. Ah, Arvedi è arrivato a Trieste a investire centinaia di milioni e dopo ha deciso che infatti, è bella. Infatti, e chi lo ha portato Arvedi a Trieste? Ma infatti Arvedi no, è quello ha portato Arvedi? Il centro-sinistra ha portato Arvedi ed Arvedi ha completato un'operazione di trasformazione di quell'area in cui cittadini oggi... Cittadini di Servola, avremo ancora la ferriera con loro, ricordatevelo. Ma guarda questo. Guarda che gli elettori non sono stupidi. No, gli elettori capiscono. Roberto, certo, tu capiscono. Hai promesso che chiudevi la ferriera in 100 giorni nel 2001. Ma quella dimensione non c'era nel 2001, tu non sai nemmeno quello che dici. Tu nel 2001 hai fatto la campagna elettorale dicendo che chiudevi la ferriera. No, quando dici queste cose dici non delle, ho i fogli, delle bugie. Se vuoi ti mando una PEC. Hai fatto Roberto, una campagna una sulle, PEC, ti hai fatto sulle femi, campagne femi. Menzogne. Ma cari concittadini, ma come fa una persona normale a dire che nel 2001 chiude una cosa in 100 giorni? Ma cosa state dicendo? L'hai detto in campagna elettorale, che voi siete quelli che strumentalizzate come il fascismo, come tutte le cose, ogni frase. Pubblicità, poi parliamo anche del fascismo. Gli ultimi temi insieme a Di Piazza e Russo, tra poco. Sindaco. Allora, torniamo in diretta allo scontro finale tra Di Piazza e Russo. Domenica e lunedì si vota, ve lo ricordo, e poi lunedì a partire dalle 14.30 la maratona di Ring, ospiti, collegamenti, dati in diretta. Insomma, voglio ricominciare con lei questa volta, Di Piazza. Viabilità, abbiamo parlato più volte, quali sono le sue idee, poi la proposta di Russo. Prego. Allora, noi abbiamo l'idea
che anche per sviluppare il commercio, anche per sviluppare la città, sicuramente bisogna chiudere sempre di più il borgo teresiano e il borgo giuseppino. Per fare questo c'è questa mia idea che porto avanti da molto tempo, che è quella del ring, calcolate la galleria di San Vito, galleria di quella che porta in piazza Goldoni, attorno via Carducci, ritorno per le rive. All'interno di questo abbiamo i due borghi. Noi abbiamo visto che dove abbiamo chiuso via Cassa di Risparmio, via 30 Ottobre, via San Nicolò, ancora con Riccardo Illy, eccetera, eccetera, abbiamo visto fiorire tantissime realtà. Penso anche via Torino, insomma via Cavana, cambiato completamente la città. Voglio continuare, per far questo devo fare il mega parcheggio dove c'è il mercato ortofrutticolo attuale e al Molo Quarto, mercato ortofrutticolo che raccoglie chi arriva dal Molo Settimo e il Molo Quarto chi arriva da Barcola. Chiuse le rive ai parcheggi, non cioè, ci sarà più acciaio auto sulle rive, e l'altro giorno Sergas ha portato il mega parcheggio davanti alla stazione marittima da 300 posti con interparking, avete presente davanti alla stazione marittima, che così servirà anche di alberghi. Questo è quello che stiamo portando avanti e sono convinto che andremo a realizzarlo, liberare tutte le rive e naturalmente chiudere il più possibile il centro storico e naturalmente per le persone con problemi di deambulazione o le persone anziane, quei mini bus elettrici tipo quelli che ci sono a Roma, che è una cosa fantastica. Questo naturalmente porterebbe anche uno sviluppo del commercio, perché abbiamo bisogno di un commercio di un certo livello, ci mancano i negozi importanti. Le grandi firme, insomma, questo esatto. Non ho capito, cioè sarebbe questo ultimo parcheggio di cui ha parlato, dove? Davanti alla stazione marittima? Sì, quello davanti alla stazione marittima, ormai in fase avanzata, c'è già il progetto, proprio progetto esecutivo, davanti alla stazione marittima, 300 posti. Ovviamente sotto terra, interrato. Sotto. È un altro rendering. No, ma io sono molto d'accordo con molte delle cose che dice Roberto Di Piazza. La domanda però è spontanea, perché negli ultimi 5 anni non si è visto niente. Tutti i progetti vengono fuori in questo momento. Negli ultimi 5 anni siamo in campagna elettorale, è un programma. Ma scusa, ma tu hai governato, quindi quello che ti accuso è che non abbiamo parlato. Che bello che era parlare dei leggendo ne parliamo leggendo i programmi, invece tu hai solo raccontato che siamo qui per contro quello, Zeno, che siamo contro questa mattina ha detto una cosa su cose e la roba da va paura. Bene, aspetti Di Piazza, prego. Io dall'inizio della campagna elettorale ho fatto 84 pagine di programma, credo che il sindaco uscente non le abbia né viste e ne ha scritte sicuramente molto di meno, quindi abbiamo parlato di temi concreti dall'inizio della campagna elettorale su una visione della città che è molto diversa. La mia è una città del futuro, una città moderna, una città come si vede nel resto del mondo, nell'Europa che corre di più, e anche su questo dico va bene, mi sta benissimo, siamo d'accordo, il centro va progressivamente pedonalizzato. Ma mi interessa capire qual è il modello. Sai cosa succede? Che le città del nord Europa hanno deciso che entro il 2025-2030 non ci saranno più macchine a scoppio, saranno solo macchine elettriche. Allora noi costruiamo un modello di città in cui, per esempio, le nuove generazioni non usano più la macchina come lo usavamo noi, vorrebbero dei servizi pubblici molto più efficienti, poi vogliono girare con le bici elettriche. E Portovecchio, anche qui la grande differenza, lui fa una rotonda e una strada per continuare a portare macchine puzzolenti e rumorose in uno dei posti più belli della città. Noi abbiamo l'idea che quel luogo deve essere un luogo speciale in cui ci si muove solo con energie rinnovabili, in cui si produce solo energia rinnovabile, a emissioni zero, con tutta la tecnologia e lo spostamento, certo sì, con il trenino, con il tram da portare, da allungare, da portare fino a Portovecchio, con le auto elettriche, con le bici elettriche, magari con i monopattini, perché lì si può andare in tutta sicurezza. È un'altra visione di città, è la visione per la quale poi noi possiamo avere delle persone che vengono a vivere a Trieste perché c'è qualcosa che altrove non si è mai fatto, perché se no Portovecchio non lo riempiamo, noi abbiamo perso 30.000 abitanti, lo dico dall'inizio della campagna elettorale, e non ho ancora avuto una risposta. Pensate. Come si fanno a recuperare quei 30.000 abitanti? Pensate. Perché negli ultimi 20 anni ha governato Roberto Di Piazza e non c'è stata nessuna politica per invertire questo flusso demografico. Allora, o noi creiamo qualcosa di veramente speciale, ma non basta con Suegra e il magazzino 26 per attrarre persone che vengono da tutto il mondo a vedere e a vivere in Portovecchio. Giovani, talenti, famiglie, imprese, investitori. Allora, se c'è questa ambizione, poi
i soldi e le persone vengono. Negli ultimi anni le persone brave sono passate, hanno visto, si sono innamorate della città, ma in fondo non si è fermato nessuno. Vorrei che Roberto Di Piazza si facesse una domanda e si desse anche una risposta. Non so, io leggo ogni giorno, l'altro giorno il Guardian ci ha messo nei primi posti al mondo, siamo quinti per qualità della vita nei 10 anni dall'1 all'11, eravamo due volte primi nel 2004 e nel 2009, siamo su tutte le classifiche in alto, in tutte le classifiche siamo primi, ripeto, per il welfare, tutte queste cose qua, e lui vede una città che in declino, un deserto dei tartari, allora sto dicendo... Io vedo i coetanei dei miei figli, scusami, che partono, cosa fai per i giovani che partono? In questi anni, anni, sapete, loro parlano. Quando mi ha telefonato Sala... Ma loro chi siamo, io e te siamo? Siamo io e te, Roberto. Aspetta. Mi chiama Sala e mi dice: Roberto... Se no parliamo di Giorgia Meloni, con cui hai fatto le foto tutta la campagna elettorale. Tu sei Giorgia Meloni. Non abboccare i monopattini, perché ho avuto, sindaco di Milano, 70 incidenti in un mese e un morto. Sono stato a Parigi, sono stato a Clavenfurt, tanto per parlarvi di cose più vicino, disastro con questi monopattini, e questo mi dice: portiamo i monopattini. E dopo torniamo alle cose concrete. Scarichi a mare. Oggi è bellissimo dire che Trieste, l'OGS, non il sindaco di Piazza, dice che abbiamo le acque troppo pulite. Abbiamo un grande depuratore, abbiamo preso le acque reflue di Prosecco, le acque reflue di Barcola, le acque reflue di Opicina, le acque reflue di Muggia le abbiamo già portate a suo tempo. Oggi ci ritroviamo con un unico scarico che abbiamo già progettato con Zeno d'Agostino, il torrente chiave. Tolto a torrente chiave non avremo più scarico. Queste sono le cose, e probabilmente togliendo anche quello che il torrente chiave ha portato giù in questi anni, probabilmente non andremo più nemmeno sotto acqua quando piove. Queste sono le cose, cari concittadini, che faccio. Allora bisogna parlare col Presidente della Repubblica la mattina, ma poi occuparsi anche di queste cose, secondo la mia idea. Lui parla di un'altra cosa, decidete voi. Quale sindaco volete? Quello lì che parla di queste cose, o il sottoscritto che si occupa anche delle cose meno importanti, ma che poi forse sono più importanti di quanto pensate, per l'ambiente, perché oggi ci troviamo con un mare pulito. Ecco, parliamo di cose concrete che io voglio fare e che lui non ha fatto negli ultimi anni. Tra le tante classifiche che non cita Roberto Di Piazza, settimana scorsa Repubblica metteva Trieste al primo posto delle città europee con più di 200.000 abitanti, in cui si muore di più per mancanza di verde. Bene, io voglio piantare decine di migliaia di alberi che non sono stati piantati, voglio ridare un altro volto. No, ieri hai detto 25.000, ieri 25.000, no, perché è importante. Sì, ma così. Decine, Roberto. No, ma i cittadini capiscono. Roberto, decine vuol dire anche 30.000 vuol dire, ecco, va bene? Decine. Ecco, bene. E se no è come la PEC. Metteremo tutto alberi qua. Facciamo scoprire cose nuove in queste trasmissioni sempre. Quindi, una città più verde, certo. Una città più verde in cui si vive meglio, in cui, come nelle città civili, certo, si fanno 500 metri e si incontra una zona dove è possibile respirare un'aria migliore. No? Secondo dato, una cosa concreta che io vorrei fare e che non capisco perché non è stata fatta, ma la differenziata in questa città, ma è mai possibile che noi dobbiamo vergognarci di essere il fanalino di coda italiano? Abbiamo il 44%. Il limite nazionale previsto è il 65%, noi abbiamo il 44%. Siamo gli ultimi in questa regione, di gran lunga. Arrivo. La media del sud Italia, dove la situazione è più difficile ovviamente, la media del sud Italia è del 50% e noi siamo al 44%. Lei vorrebbe fare porta a porta? Io voglio differenziare, come nelle città, come si fa? In periferia si fa porta a porta e in centro, cioè dove si può. E in centro si fa la raccolta intelligente con il badge. Se uno arriva a Zagabria, vede una collina fuori dalla città enorme, no? Sapete cosa c'è in quella collina? I rifiuti. Se andate in giro per l'Italia, una delle più grandi discariche l'abbiamo a Roma, no? Sapete, in quella volta Riccardo prima e io dopo abbiamo fatto un termovalorizzatore a tre linee che ci consente di non avere mucchi, ma quando sono arrivato qua, che tu probabilmente non ti ricordi, ero giovane, a Padriciano c'erano, cari concittadini, delle montagne alte come il palazzo della prefettura di spazzatura. Tu te la ricordi quella? Era 20 anni fa, Roberto. No, prego. Il mondo è cambiato in 20 anni.
a Padriciano c'erano delle montagne enormi, grande come Palazzo Roberto, della Procura. Dopo abbiamo Pordenone, sono al 70%, dopo abbiamo fatto il primo inceneritore, che era quello, e dopo abbiamo fatto il termovalorizzatore, che produce circa 5-6 milioni all'anno di euro di energia elettrica, che forse questo si dimenticano. È chiaro che noi siamo una delle migliori città d'Europa, abbiamo un termovalorizzatore e un depuratore. Come le migliori? Siamo una delle peggiori d'Europa. Gli altri non li hanno, secondo la tua idea, gli altri non hanno questo. Allora hanno queste montagne, se andate giù verso l'Emilia Romagna, vedete a fianco dell'autostrada queste montagnone enormi di rifiuti. Come era Padriciano, signor Francesco Russo, Padriciano c'erano montagne enormi. Ma sei rimasto 20 anni indietro. Io sono rimasto che risolvo le cose. A Udine hanno il 30% di differenziata in più, a Udine, e pagano 80 euro in meno, signori, in moneta di media. Signori, cioè io non lo so, tu vivi in un mondo che non c'è più. Signori, Tarvisio porta la spazzatura in Austria, pagando l'ira di Dio, forse non lo sapete, in Friuli c'è gente che manda la spazzatura in Ungheria, ma forse non lo sapete. Tu lo sapevi questo? Ma Udine! Ma tu lo sai che portiamo la spazzatura all'estero? In ma giro non per... le città! Prego? Udine ha il 70%... Tarvisio la porta in Austria! Ma Roberto... Nel termovalorizzatore in Austria la porta! Io ma so cosa parli? Ma se non sai, lascia perdere! So che ti vergogni, ma sei... Voi parlate... Abbiamo visto a Muggia che avete fatto la raccolta porta a porta, si che scalda. Bel disastro che avete fatto! Si scalda perché evidentemente... No, mi si scaldo! Difatti appena abbiamo candidato Polidori a Muggia... A proposito, a Muggia cosa hai fatto? No, dico come? Beh, centrosinistra. Ah, beh, quello. Un attimo, ragazzi. Allora, quando vi va bene. Siete centrosinistra, quando vi va male, come siete dicono, anche come dicono, quando cambia Muggia, cambia anche Trieste. Questo mi hanno riferito ed è sempre successo così negli ultimi anni. Quindi allora, fermi. Turismo. Voglio sentirvi adesso per gli ultimi minuti. Difatti, io sono partito da Muggia e dopo sono arrivato a Trieste. Ha ragione lui. Quando cambia Muggia, poi cambia anche Trieste. Fermi. Dai, turismo, quali sono le sue idee e le proposte? Dai. Ma sul turismo c'è un dato molto semplice, ne parlavo con gli albergatori qualche giorno fa. Trieste è piena di turisti, però sono turisti oggi che si fermano molto poco. E le navi bianche sono un bel movimento, portano anche il nome di Trieste nel mondo, ma le persone che scendono si fermano, prendono un caffè di solito perché non arrivano 2-3 giorni prima. Nessuno di quelli arriva 2-3 giorni prima, comprano magari qualche souvenir e ripartono. Non riempiono gli alberghi, non riempiono i ristoranti. Allora il tema è, e questo ci chiedono gli albergatori, ci chiedono gli operatori, creare occasioni per cui le persone vengano e si fermano qualche giorno in più. È chiaro, in questa direzione va uno studio che abbiamo fatto, ad esempio, sul fatto di avere un litorale a Barcola capace di accogliere molte più persone. Una spiaggia a Barcola è indispensabile. Sono 300.000 persone, fatto uno studio da esperti internazionali, 300.000 persone, calcolando la media delle spiagge che ci sono. Io non voglio fare la spiaggia, ovviamente, di sabbia, hanno ironizzato. Una spiaggia fatta come va fatta lì, come c'era a Barcola prima che noi con il cemento lo coprissimo, permetterebbe 300.000 persone in più, ma poi ogni mese l'amministrazione comunale deve essere in grado di promuovere degli eventi. Noi abbiamo soltanto la Barcolana, che riempie tutti gli alberghi, tutti fanno un sacco di soldi con la Barcolana, ma noi abbiamo bisogno ogni mese di avere un'esperienza che attragga in questa città. Immaginiamo di fare un grande festival del cinema che duri un mese a Trieste, mettendo insieme i 3-4 festival principali, in maniera tale che ci siano grandi ospiti internazionali e tante persone che vengano. Immaginiamo di avere un mese del festival dell'operetta, che è un grande patrimonio di questa città. Immaginiamo di avere finalmente delle mostre. Io ieri ho presentato, me lo lasci dire, ho presentato alcuni nomi, e anche da quello si vede la differenza. No, io sfido Roberto Di Piazza, i nomi della mia giunta, sfido di confrontare per età, le donne presenti e il curriculum, lo sfido a confrontare, e lo dico agli elettori che devono scegliere. Uno su tutti, l'avvocato Pasino, tra l'altro uno che era candidato con il centrodestra, a dimostrazione che questa non è una partita di destra o sinistra, questa è una partita per il futuro della città. E vicino a me ci sono persone che la pensano in maniera molto diversa, ma che vogliono una discontinuità, un cambiamento. L'avvocato Pasino, mi faccio finire su questo, gli ho chiesto di fare l'assessore alla cultura, perché ha lo spessore culturale, le relazioni nazionali e internazionali, per diventare il primo grande assessore alla cultura dopo Roberto Damiani. Noi non abbiamo più una mostra degna di questo nome
che attragga anche turisti da almeno 20 anni in questa città. È una vergogna, siamo fuori da tutti i circuiti culturali. Allora, questo per dire che ogni mese questa città è possibile. Poi c'è una stagione di grandi concerti, facciamo dei concerti per i giovani veri, non le robette che sono state fatte nell'ultimo mese. Allora, su questo si può fare molto molto di più ed è quello che chiedono gli operatori turistici oggi. C'era la pandemia. Allora vedi, quando nel 2001, parlando sempre del passato... Ma perché non parliamo anche del secolo? Anche degli antichi romani parliamo. Stai zitto. Ma sempre il 2001 parli, Roberto. Come arrabbiato. Ti ascolto io? Prova a stare zitto. Non arrabbiatevi, dai. Mi hai interrotto tutto il tempo. Non ci provare. Prova anche a capire, no? Allora sto dicendo, nel 2001 era una città dormitorio, su questo siamo d'accordo tutti. Adesso ho incontrato addirittura Lilton, sta già cercando la seconda sede, tanto per dirti, di quello che sta succedendo in città. Abbiamo fatto 1 milione di paganti sui musei, abbiamo portato da 50.000 a 150.000 a San Giusto, tanto tutto, parlo di paganti, non di numeri campanari. Abbiamo il progetto per il grande parking di Miramare, perché Miramare è uno dei luoghi più visitati, e dopo naturalmente quello che abbiamo attorno. Ogni volta che io mi ritrovo, cari concittadini, con MSC, con Costa, cosa promuovo? Promuovo Aquileia, promuovo il Birda e il nostro Coglio, promuovo le grotte di Postumia, promuovo la grotta gigante, promuovo la costa estriana. Questo dobbiamo fare. Guardate che abbiamo un'opportunità anche col prossimo anno, con la caduta dei confini con la Croazia. Tutta questa zona potrebbe diventare qualcosa di straordinario, ma lo è già diventata, perché vi ricordo che Savoia Excelsior nel 18-19 ha fatto 9 milioni, quest'anno mi sembra che siamo vicino. Allora sto dicendo, girate la sera, perché lui gira poco la sera in città, quanta gente c'è che arriva da ogni luogo della nostra città. Questo sta succedendo a Trieste e dobbiamo continuare a investire su questo, e io sono convinto che abbiamo investito in maniera giusta. L'idea anche quella di togliere il suolo pubblico eccetera eccetera ha pagato in maniera incredibile, e insieme con le chiusure che vi ho progettato per prima, il ring, sì. Le faceva già un'osservazione sulla squadra, no? Diceva Russo, io ho presentato una parte della mia squadra, giovani, donne, questo sottolineava competenti. Vabbè. Su questo dice qualcosa? No, io anticipa, non dico, sono abituato, c'è qualche nome. Sono abituato a non criticare le altre persone. Uno deve dimostrare nella vita quello che sa fare. Lui è convinto che queste persone valgono, ha ragione lui, probabilmente per lui. Io sono convinto che le mie persone valgono, mi sembra che ha fatto un apprezzamento al mio Carlo Grilli, che sicuramente in questi anni ha fatto un lavoro straordinario. Mi sembra di aver letto che il candidato Russo ha detto che Carlo Grilli è una grande persona, che gli daremo l'incarico. Lui gli ha risposto giustamente in maniera molto elegante. Queste sono le cose belle. Così dovrebbe essere la campagna elettorale, che ci confronta, gli avvocati, controavvocati, sono tutte delle bravissime persone a cui bisogna portare rispetto. Va bene. Cosa che non sempre ho visto che successe, dice lei, in questo periodo. Allora, ci sono tantissimi altri temi, ovviamente, ne abbiamo parlato e anche diffusamente l'altra volta, quando abbiamo fatto 2 ore insomma, di chiacchierate insieme e di presentazione della città. Vorrei per gli ultimi minuti... I greci adesso hanno un appuntamento. L'ultima cosa la diceste voi prima di dire dell'appello al voto, di quello che volete dire alla fine, l'ultima, diciamo, tra le proposte che questa sera vuole che non si dimentichino i triestini, cioè una nuova ulteriore proposta del suo programma o delle sue idee, prima di Piazza e poi Russo, no, una cosa che parlo, sceglierebbe dalle, no, dalle... parlo perché c'è sempre il caos. Parlo proprio del castello di Miramare. Quindi il parco del castello, il parcheggio finalmente, del castello. Finalmente, l'altro giorno abbiamo presentato con la regione i 5 milioni della baia. Ricordo sempre ai triestini che la baia è demanio regionale, tutta la baia. Adesso la regione a suo tempo aveva messo anche la Seracchiani 3 milioni, altrettanti li ha messi Fedriga, ma credo che siamo sui 5 rotti. È stato presentato un progetto, la baia verrà completamente rifatta con un ascensore panoramico che porterà sul castello. Dall'altra parte, sapete benissimo quello che nel mio programma, c'è il parcheggio di fronte a Stico, tanto per capirci, che consentirà ai turisti di inserire le macchine sottoterra, si paga da solo, perché fanno dei numeri straordinari. Questa è una cosa che ci tengo molto, perché molta gente,
molti turisti mi arrivano e mi dicono: non siamo stati al castello di Miramare perché era impossibile. Non sappiamo dove parcheggiare. Esatto. Chiaro. Allora, Russo, e poi diciamo un appello al voto se volete farlo alla fine. Prego, Russo. L'ho detto più volte: le prime cose che faccio sono mantenere il mio impegno di tagliare la Tari, che è una cosa concreta, il 20%, soprattutto per i piccoli commercianti e per le famiglie numerose. Avevamo detto all'inizio che non si poteva e poi abbiamo verificato tutti insieme che avevamo ragione noi. Secondo, fare da subito la città metropolitana. L'altro ieri è venuto qui il sindaco di Firenze Nardella, che è presidente delle città metropolitane europee, mi ha detto: Trieste è uscito dal circuito, non si sa perché, non c'è più. La prima cosa è reinserire Trieste in questa grande club, perché quello vuol dire più risorse, un dialogo diretto con Bruxelles. Dobbiamo chiudere un suo messaggio ai cittadini e poi di piazza. Ora, il messaggio è molto semplice. Stamattina, come molti, ci siamo svegliati preoccupati per quello che poteva succedere in porto. Il primo compito del nuovo sindaco sarà costruire comunità, costruire unità in questa città. Poi io lo dico con grande franchezza: io so di non essere né un uomo né un politico perfetto. Poi in campagna elettorale te le dicono tutte, per alcuni non sono abbastanza carismatico, non sono abbastanza simpatico, non sono abbastanza preparato, per altri sono troppo giovane, troppo professore, sono troppo per bene, o qualcuno mi dice troppo di destra o troppo di sinistra. Quindi su questo sono consapevole. Una cosa è vera: io ho fatto questa scelta complicata anche per le mie vicende personali, perché voglio bene alla mia città. Oggi siamo davanti a un bivio, questo bivio può far paura perché serve una discontinuità, guardare al futuro in maniera diversa, ma Trieste è diventata grande soltanto quando ho fatto queste scelte. Io voglio essere, visto che è la giornata sua, voglio essere per Trieste quello che Zeno D'Agostino è stato per la città, cioè superare il Nosepol, che anche in questi anni è Roberto Di Piazza. Beh, negli ultimi 30 anni, cari concittadini, abbiamo governato 15 anni il centro-sinistra e 15 anni il centro-destra. Avete l'immagine di tutto quello che sono riuscito insieme con le mie giunte a realizzare in questi anni. Mi ripropongo per portare avanti ancora dei grandissimi progetti in un momento straordinario per la città. Abbiamo delle risorse importanti che dobbiamo spendere, per cui con la mia capacità, insieme con i miei collaboratori, credo di poter veramente fare ancora un regalo a questa città che mi ha dato moltissimo. Vi invito a votare ancora il centrodestra e continuare a far crescere questa meravigliosa città che io amo. Grazie a Roberto Di Piazza e grazie a Francesco Russo anche per aver accettato questo confronto all'ultima sera prima del silenzio elettorale. Ci vediamo lunedì pomeriggio a partire dalle 14.30. Vi ricordo, domenica e lunedì si vota appunto per il ballottaggio. Grazie, buonanotte da Ring. Collaborazione con Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene.